La regione stanzia oltre 33 milioni per le imprese turistiche dei comprensori sciistici della Lombardia danneggiate dal lockdown dello scorso inverno, in provincia beneficiarie e aziende di 16 comuni, dalle strutture ricettive alle agenzie viaggi. Un uomo dell'Alta Valle già noto per precedenti in materia di droga, denunciato dai carabinieri di Tirano per possesso di materiale pedopornografico e stupefacenti, sequestrati DVD, hard disk e un PC ora sotto l'esame dei militari. In Valle Spluga, allevatori in fuga dagli alpeggi per paura dei grandi predatori. L'appello alle istituzioni del pastore ambientalista Eugenio Nonini: aiutateci a proteggere il nostro bestiame. In quota servono dei ricoveri per gli animali. Caratura internazionale per la 64esima edizione del Rally Coppa Valtellina, vince su Skoda il ceco Philip Mares, protagonista dell'Europeo, posto d'onore per Gianesini. Edizione dedicata all'indimenticato presidente ACI Trincacollo. Buonasera dal telegiornale di Unica Sondrio. Pronti quasi 34 milioni di ristori per le imprese che si trovano all'interno dei comprensori sciistici lombardi. Oggi la Giunta regionale ha infatti approvato, su proposta dell'assessore alla montagna Massimo Sertori, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle imprese turistiche danneggiate per la mancata apertura al pubblico di piste e impianti di risalita. L'indennizzo può variare da un minimo di 15.000 ad un massimo di 50.000 euro. Requisito per essere ammessi è il calo del fatturato almeno del 30% nel periodo compreso fra il 1 novembre 2020 ed il 30 aprile 2021 rispetto alla stagione bianca 2018-2019. Tra i possibili beneficiari troviamo alberghi, residence, ostelli della gioventù, rifugi, case e appartamenti per vacanze, campeggi e aree camper. Sono ammessi a contributo forfettario gli esercizi con codici Ateco della ristorazione, gelaterie e pasticcerie, bar, noleggi di attrezzature sportive e ricreative. In valle interessati 16 comuni, Bormio, Campodolcino, Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, Gerolalta, Lanzada, Livigno, Madesimo, Piuro, Teglio, Tirano, Val di Dentro, Val di Sotto, Valfurva e Villa di Tirano. Continua a far discutere il problema sollevato dagli allevatori della Valle Spluga, costretti, come da noi documentato nel TG di sabato, a lasciare in anticipo gli alpeggi in quota per paura dei predatori. Un appello alle istituzioni arriva oggi da Eugenio Nonini, il popolare pastore e ambientalista. Aiutateci, dice, a difendere le nostre bestie. Gli allevatori hanno lasciato con il loro bestiame gli alpeggi della Valle Spluga. Chi non l'ha fatto nel fine settimana lo farà nei prossimi giorni, se non ore. Troppo forte la minaccia dei grandi predatori. Anche il popolare pastore ambientalista Eugenio Nonini si vede costretto a lasciare i pascoli di Teggiate e riportare le sue mucche in stalla. E oggi sono qui a chiedere l'aiuto dei vigili del fuoco, forse anche delle guardie forestali, dei carabinieri forestali che con tanta solerzia vennero a seguire la demolizione della mia tettoia affinché potessero presidiare almeno questa notte. Spero di domani, che domani possiamo risolvere il problema e portare a valle gli animali, pur essendoci ancora erba buona da mangiare, ma l'arrivo di questi grossi predatori in valle è sconvolgente. Nonini, trattenuto da esigenze familiari, non può presidiare di persona i suoi capi, di qui la sua richiesta ai vigili del fuoco: fate qualcosa per proteggere le bestie. Ma i vigili del fuoco possono intervenire per salvare le bestie in una situazione di emergenza o di pericolo incombente, non per una guardiania preventiva. Così Nonini si rivolge anche al sindaco di Madesimo, Pilatti. Io, pur non essendo veggente, avevo creato questa struttura che li proteggesse anche da eventuali predatori. E chiedo ancora giustizia, perché era costruita secondo la legge 146 del benessere animale, comma 12, ripeto fino all'esaurimento, che il comma 12 dice testualmente che i detentori di animali fuori dai fabbricati devono, secondo le necessità e le possibilità, proteggerli dai predatori, dai rischi per la salute e dalle intemperie. L'anno prossimo come si farà, chiede Nonini, perché non pensare per ogni alpeggio ad un rifugio anche spartano che risolva questo problema? Le istituzioni ci pensino. Per 3 giorni i tir torneranno ad attraversare il centro di Morbegno, da domani sino a giovedì. Infatti Terna Rete Italia sarà impegnata nei lavori di manutenzione dell'elettrodotto Campo Morbegno in corrispondenza del viadotto ad Abitto, lungo la variante di Morbegno della statale 38. Per questo ANAS ha predisposto la chiusura dalle 9 alle 18 del tratto di circa 9 km compreso fra lo svincolo di Cosio Valtellino e la rotonda del Tartano. Da Cosio a Talamona, passando per Morbegno, dunque i veicoli saranno deviati sul tracciato
Stato dell'ex statale, ora provinciale 30, Orobica Occidentale. Ora la cronaca con un intervento dei carabinieri della Compagnia di Tirano che hanno denunciato per possesso di droga e materiale pedopornografico un uomo dell'Alta Valle. Sempre per stupefacenti, da Parma, la notizia dell'arresto di un nigeriano residente a Chiavenna. I suoi movimenti sospetti da tempo erano tenuti d'occhio dai carabinieri che sabato sono entrati in azione e l'hanno fermato in strada, trovandolo in possesso di alcuni grammi di marijuana. Il grosso però l'hanno scoperto nell'abitazione, sottoposta a perquisizione. Nei guai così è finito un uomo residente in Alta Valle, noto alle forze dell'ordine per vari precedenti in fatto di stupefacenti. L'aliquota operativa della Compagnia di Tirano agli ordini del capitano Luca Rossi, in casa sua ha rinvenuto e sequestrato 4 piante di marijuana e mezzo etto della stessa sostanza, contenute in un barattolo in quantità ritenuta dai militari eccedente l'uso personale. Nel corso della perquisizione, gli uomini dell'arma hanno trovato anche 14 tra DVD e CD-ROM contenenti materiale pornografico definito di dubbi contenuti, sequestrati insieme a 3 hard disk e un PC portatile, ora analizzato dagli esperti informatici per rinvenire eventuali contenuti pedopornografici. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di materiale pedopornografico. Nei guai per droga anche un 29enne nigeriano residente a Chiavenna. L'immigrato è stato arrestato ieri a Parma da una pattuglia del nucleo radiomobile Carabinieri che aveva notato nel parco ducale un gruppo di extracomunitari in atteggiamenti sospetti. In particolare uno di loro, in sella ad una bicicletta munita di borse laterali, alla vista dei militari si avviava speditamente verso l'uscita per dileguarsi. Raggiunto poco lontano, il giovane è apparso subito nervoso, è risultato residente nella città del Mera e gravato da diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Solo 3 mesi fa era stato scarcerato dopo aver scontato una condanna per detenzione ai fini di spaccio. Nelle borse della bici trasportava oltre 330 grammi di marijuana, suddivisa in 7 involucri di celofan trasparente, 15 grammi di hashish, suddivisi in 2 macropezzi anch'essi avvolti nel celofan e bustine di plastica per il confezionamento. Nel marsupio aveva oltre 1.700 euro. Il nigeriano è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'autunno è la stagione sempre più interessante dal punto di vista turistico. Tra le mete più richieste c'è proprio la montagna. Si cercano infatti esperienze a contatto con la natura, come le passeggiate nei boschi che stanno cambiando colore, e nello zaino i prodotti tipici locali. Nel 2020 il 58% degli italiani ha programmato almeno un soggiorno in autunno. Tra le mete svettano le vacanze in montagna per il 48%. Tra le modalità di soggiorno in testa i tour enogastronomici che rappresentano il 29% del totale. Dati diffusi da Enit in occasione della giornata mondiale del turismo che si celebra proprio il 27 settembre. La stagione autunnale è appena iniziata e sono tanti gli italiani che quest'anno hanno programmato i weekend fuori porta dopo l'estate. Quella delle vacanze autunnali è un trend in crescita anche solo per una breve fuga dallo stress e dagli impegni quotidiani. E anche le foglie morte sono diventate attrazione turistica. Tendenza in aumento è quella di organizzare viaggi o gite fuori porta immersi nella natura alla ricerca delle foreste e dei boschi più belli dove ammirare questo mutamento graduale e non uguale per tutti gli alberi, il cosiddetto foliage. E Valtine e Valchiavenna sono tra i luoghi migliori per potersi dedicare a questa passione autunnale. Alle passeggiate immersive si possono abbinare anche dei percorsi gastronomici. In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, ricorrenza istituita il 27 settembre dell'80, il cui tema di questa edizione è il turismo per una crescita inclusiva, il Consorzio Tutela Bresaola della Valtellina propone ai turisti la guida Pocket Destinazione Bresaola, 10 percorsi di trekking di diverse difficoltà e durata ma adatti a tutti, tra la Valtellina e la Valchiavenna, in abbinamento a 10 sfiziosi panini firmati dal consorzio e resi vivi e immortalati dal food blogger Alex Licalzi. Panini da mettere nello zaino, assaporare ammirando le cime, i laghi e l'atmosfera, circondati dai profumi e dai colori unici delle Alpi. 10 sperimentazioni adatte a tutti i palati e a tutti i piedi, tutte da gustare tra una pausa e l'altra nella cornice dei paesaggi mozzafiato di questa valle. Si possono scattare le foto, condividerle su Facebook o Instagram utilizzando gli hashtag Destinazione Bresaola e Giornata Mondiale del Turismo. Gli scatti più belli saranno poi ricondivisi sui canali social ufficiali del Consorzio Tutela Bresaola della Valtellina.
E parliamo ora dell'imminente appuntamento con le elezioni comunali. Sono due le liste in corsa ad Ardenno. Questa sera vi presentiamo la lista numero 1, Civicamente, che sostiene la candidatura a sindaco di Laura Bonat. L'abbiamo incontrata per conoscere le priorità di intervento e la linea del gruppo per l'Ardenno del futuro. Ecco i suoi obiettivi. Civicamente è il nome della lista numero 1 che corre per le amministrative del comune di Ardenno. La compagine sostiene la candidatura di Laura Bonat, sindaco uscente. Mi è sembrata la scelta più naturale ricandidarmi per Ardenno, anzitutto perché ho un sacco di opere ancora in corso che vorrei vedere finire, un sacco di idee nuove che vorrei portare a compimento. Ho l'esperienza, ho l'entusiasmo, ho la squadra, perché no, siamo su un treno in corsa e mi sembrerebbe assurdo fermare questa corsa. La priorità principale credo che sia ripartire veramente con fiducia, ripartire a fare quelle cose, parlo del mondo anche del volontariato che sono state interrotte. E poi vedo anche come strascico non negativo, diciamo, della pandemia, una rivalutazione del vivere nei nostri paesi. Attualmente siamo a un'ora e mezza di macchina da Milano e credo che siamo diventati molto più attrattivi di quanto non fossimo prima. Vivere in un ambiente naturale, vivere in un ambiente dove abbiamo potuto, per esempio, passare il lockdown con molta maggiore tranquillità, ha portato a un rivalutare proprio queste possibilità. E credo che l'amministrazione prossima dovrà lavorare molto su questo, sulla promozione del territorio, proprio per insediamento anche, diciamo così, di tipo residenziale. Ma credo che sia proprio la voglia di ampliare le opportunità del paese. Per esempio noi abbiamo in animo di realizzare un osservatorio astronomico in Granda, che non è un sogno, ma è una realizzazione che potrebbe concretamente aumentare l'attrattività del paese, ampliare il raggio di azione. Per fare questo, per portare avanti idee di questo genere, abbiamo bisogno di una squadra di persone che siano entusiaste, che siano capaci di essere sul pezzo e di mettere il cuore in questi progetti. A queste persone affianchiamo delle altre persone esperte, tra le quali mi metto anch'io con l'esperienza amministrativa fatta finora, e credo che queste siano i presupposti essenziali per arrivare a un risultato del genere, come quello che ci proponiamo. E spostiamoci ora nella costiera dei Cech, precisamente ad Azio, dove uno solo è il candidato sindaco in corsa. C'è una sola lista a correre per le elezioni amministrative del comune di Dazio. La Civica Continuiamo per Dazio, guidata dal sindaco uscente Antonio Cazzaniga, 65 anni, primo cittadino dal 2011. Avversario è il quorum, per questo il gruppo ha scritto ai cittadini sollecitando la partecipazione. Chi vuole bene al suo paese, è il messaggio, va a votare. Per la volontà di un gruppo di consiglieri, che mi hanno spinto a continuare il lavoro già iniziato e continuare con la realizzazione di nuove opere e migliorare ancora la vita del paese di Dazio. L'amministrazione nuova dovrà intervenire sulla riduzione della Tari per le attività commerciali, nonché per le utenze non domestiche. Usciremo con l'emissione di buoni alimentari, dovremo altresì mettere il bando 2021 per la ripresa del commercio e poi dovremo riprendere le attività culturali e di aggregazione. Infatti stiamo procedendo con la sistemazione di alcune strade, quali la via Porcido, la via Categno, ancora la via Civetta, la messa in sicurezza della circolazione, e qui valuteremo la possibilità di mettere due impianti semaforici. Oltre alla continuazione della realizzazione dei marciapiedi dall'incrocio via Civetta fino al confine con Civo,
Poi la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico a nord dell'abitato, opere per le quali abbiamo già avuto il contributo per la progettazione. Inoltre ci sarà un ampliamento nel cimitero comunale con la realizzazione di circa 40 cellette ossario cinerario, più altre opere che andremo a realizzare appena avremo i contributi, tra cui ci teniamo molto anche a risistemare, riqualificare l'area campo sportivo. Ed eccoci ora alla ricca pagina sportiva, cominciamo dall'automobilismo, raffica di emozioni al 64esimo Rally Coppa Valtellina con la prima vittoria di un equipaggio straniero, ma piloti locali comunque in grande spolvero, secondo posto per il duo Gianesini-Fai. Un'edizione con dedica speciale all'indimenticato presidente dell'ACI Sondrio, Giovanni Trinca Colonel. Per la prima volta in 64 edizioni il Rally Coppa Valtellina vede il trionfo di un equipaggio straniero ad imporsi il pilota della Repubblica Ceca Mares su Skoda davanti a Gianesini e Silva. Su Fabia R5 Evo del team Laureta Auto il trentenne Filip Mares e il navigatore Radovan Buča hanno dominato la scena vincendo la gara. 5 prove vinte su 6 con l'unica speciale mancante a causa di una foratura. È stata una gara perfetta per noi, le condizioni erano davvero difficili, le speciali molto tecniche, abbiamo spinto al massimo e siamo molto contenti per questa vittoria. We won the race, which is fantastic for us. Al termine della competizione il vantaggio è stato di 25 secondi e 7 su Gianesini Fai e di 1,14,9 su Silva Vitali. Sono state due giornate durissime, le prove erano molto selettive, il tempo ci ha messo anche la sua. Il Mares era imprendibile, ha fatto un altro sport, ci siamo portati vicini perché lui ha bucato, ma era su un altro pianeta. Sono contento, è stata una gara bellissima, ringrazio anche l'ACI che ha voluto riorganizzare la gara. Le prove sono state, ripeto, molto selettive, ma contentissimo. Impegnativa, molto impegnativa, perché comunque già le prove di per sé sono molto toste. Con quel terreno qua erano difficili veramente, era facile sbagliare. Qual è stata la prova più impegnativa? Ma sicuramente quella di Tirano, la piscina, io la chiamo la piscina. 10 lode per l'organizzazione, per il coraggio di riprendere una gara che è storica e merita tantissimo. Quarta posizione per Dodo Spagnolatti e Roberta Franzoni. Marco Gianesini e Sabrina Fai hanno vinto il trofeo intitolato ad Eros Rinaldi grazie alla migliore sommatoria dei tempi sulle speciali di Tirano. Sara Brambilla, navigatrice di Papà Sergio, in classe A5, risultata vincitrice del Memorial Jessica Andreoli. Buona la prima per i Rally Coppa Valtellina Eco Green, gara di regolarità sperimentale per auto elettriche. È un bilancio sicuramente positivo, tra l'altro siamo anche molto contenti e molto orgogliosi perché il nostro scopo principale era quello di riproporre, di ripartire dopo appunto un anno di stop per via del Covid, e quindi volevamo ripartire anche con un qualcosa di significativo, soprattutto per il fatto che quest'anno chiaramente non c'è il nostro Giovanni Trinca, che è stato un po' il nostro papà, se vogliamo, di tutti noi. Lui ha dato tutta la sua vita per questa manifestazione. E ora il calcio. È stata la rete siglata da Karim Burmila al 17esimo del secondo tempo a decidere il match tra Nuova Sondrio Calcio e Vibe Ronchese, disputato alla Castellina. Dopo il positivo debutto nella prima di campionato contro l'Olgiate Aurora, lo stop interno, il primo per i biancazzurri di mister Luca Colombo. La formazione di casa ha schierato dal primo minuto il centrocampista romeno Robert Adrian Dodan. Avvio di partita senza particolari emozioni, poi al 21esimo Nuova Sondrio Calcio vicino al gol con Moroni. Il suo diagonale è andato a impattare contro la base del palo. Nei minuti successivi è stata la Vibe Ronchese a rendersi pericolosa, ma il portiere biancazzurro Lassi è stato bravo a disinnescare tutte le occasioni da gol degli ospiti. Nella ripresa, come detto, al 17esimo l'episodio che ha deciso il match, cross dalla tre quarti, il tiro di Burmila che assume una strana traiettoria e si insacca. All'82esimo rosso diretto a Lassi per il fallo che l'arbitro ha giudicato da ultimo uomo. Per proteste è espulso anche Pietro Gatti, preparatore atletico dei biancazzurri. Domenica si va a Muggiò per la sfida contro una delle corazzate del girone.
Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre vi ricordo che potete seguire i programmi di Unica TV sui canali 12 e 193 del digitale terrestre, ovunque voi siate, nell'orario a voi più comodo ci trovate anche sulle nostre pagine dei social YouTube, Facebook e Instagram e sul nostro portale www.teleunica.com. Grazie per averci seguito, buona serata.